Scelti i profilati, gli accessori e la distinta di taglio dal catalogo tecnico, verifichiamo la qualità dell'estrusione e della verniciatura della barra. Regoliamo la troncatrice e posizioniamo i profilati sul banco di lavoro, bloccandoli con apposite morse pneumatiche. Procediamo con il taglio di tutti i profilati che compongono la finestra. Un controllo finale chiude questa fase. Questa fase prevede l'uso della punzonatrice pneumatica studiata appositamente per il sistema Domal Top. Si inseriscono i profilati nelle guide per la foratura necessaria all'inserimento delle squadrette nel telaio e nelle ante. Punzonatura per la squadretta pressofusa a scatto e per la squadretta d'allineamento a spinare. Punzonatura per la squadretta a spinare o a vitare. Vale anche per la squadretta per profilati maggiorati. Tre squadrette interne del sistema Domal Top hanno il vantaggio di avere lo stesso interasse di foratura. Assemblaggio dei profilati d'alluminio con apposite squadrette angolari. Assemblaggio con la squadretta a pulsante. L'unione degli angoli è protetta con particolari collanti che evitano la corrosione e assicurano una tenuta nel tempo. Punzonatura per la squadretta a spinare o a vitare. Assemblaggio con la squadretta ad avvitare o spinare. In questo caso si inietta la colla per assicurare una maggiore resistenza meccanica. Tramite piste specifiche si può far giungere la colla nei punti critici senza sprechi. Foro asola per il fissaggio della cremonese sull'anta. Scarichi dell'acqua sul telaio. Punzonatura delle asole per la ventilazione dell'anta. Assemblaggio dei profilati d'alluminio che compongono la finestra. Per i profilati Stulp inseriamo i tappi e la guarnizione centrale siliconando lungo tutta l'apposita sede. Fissiamo all'anta il profilato Stulp inserimento della guarnizione. Arriviamo ora all'innovazione più importante del sistema Domal Top. Per prima cosa inseriamo la guarnizione centrale coestrusa nell'apposita sede. In corrispondenza dell'angolo si deve collocare l'accessorio per l'iniezione del sigillante per favorire il corretto raggio di curvatura della guarnizione. Basta così un solo taglio alla fine dell'inserimento.
si usa solamente il materiale necessario, riducendo notevolmente i tempi di lavorazione. Si inietta nell'angolo il sigillante, finché non lo si vede fuoriuscire dalla parte anteriore. Si inserisce l'angolo di finitura. Infine si incollano le estremità della guarnizione. Inserimento della guarnizione di battuta interna. Anche in questo caso si taglia una sola volta, senza interruzioni. Lo stesso procedimento vale per la guarnizione di vetratura esterna. Inserimento e fissaggio sul telaio dei supporti della cerniera inferiore e delle copertine di finitura. Fissaggio al telaio delle cerniere superiori con l'apposita dima. Fissaggio di una cerniera superiore al braccio dell'anta ribalta destra. Montaggio del braccio. Inserimento sull'anta. Posizionamento con l'apposita dima e bloccaggio con i grani. Misurazione della larghezza anta e taglio dell'asta millimetrata secondo le misure prima rilevate. Accoppiamento dell'asta millimetrata con il rinvio d'angolo superiore e bloccaggio con i grani. Inserimento dell'innesto cremonese con l'asta telescopica nell'asta grecata di movimentazione. Si posiziona il rinvio d'angolo inferiore e si fissa con i grani all'anta. Inserimento e fissaggio della cremonese. Fissaggio della cerniera superiore della seconda anta con la dima. Si fissano le cerniere inferiori sulle ante. Si inseriscono i paletti della seconda anta nella sede del profilato stulp. Si applicano le ante apribili sul telaio inserendo il perno. Ad ante aperte si bloccano le cerniere superiori avvitando i grani. Si posizionano gli incontri sul telaio e sull'anta semifissa con le apposite dime. Verifica finale del montaggio. Apertura ad anta battente, ad anta ribalta e in microventilazione. Posizionamento dei tasselli appoggiavetro sulle ante e della guarnizione sottovetro isolante in foam lungo tutto il perimetro dell'anta. Si inseriscono i vetri. Bloccaggio dei fermavetri a scatto superiore e laterali. Mettiamo le clips per bloccare il fermavetro inferiore. Posizioniamo la guarnizione interna cingivetro lungo tutto il perimetro. Ultima operazione, inserimento delle cappette copri scarichi acqua. Visto? Bastano 6 semplici operazioni per montare la finestra Domal Top TB65 2 ante, l'ultimo innovativo sistema a taglio termico di Domal. Prestazioni da record, facilità di montaggio, risparmio di tempo assicurato.
Grazie dell'attenzione e buon lavoro.